Uno. Il peso dei prezzi di gas naturale e petrolio hanno portato la bilancia commerciale del mese di aprile a un disavanzo di 3,6 miliardi contro i 5,8 miliardi di avanzo che avevamo un anno fa. Endato mette in ombra la sostanziale crescita di importazioni e esportazioni, più 20,7% queste ultime nei primi 4 mesi dell'anno, in una fase congiunturale che resta monopolizzata da un tema unico, l'inflazione. Nei numeri Istat di questa settimana l'indice nazionale di maggio ha segnato una crescita del 6,8% in termini tendenziali e conferma una diffusione in atto in tutti i settori dei beni e servizi. Basti pensare che la crescita dei prezzi ha fatto un altro salto di un punto percentuale per il cosiddetto carrello della spesa, che ora segna un più 6,7%, è un precedente storico, quello del 1986, quando fu del più 7,2%. Questa settimana è stata anche diffusa le statistiche sulla povertà. La povertà assoluta è rimasta stabile nel 2021, nonostante la forte crescita del prodotto interno lordo: 1,9 milioni le famiglie in queste condizioni, 5,6 milioni gli individui. Perché questa stabilità? Perché la spesa di queste famiglie povere è cresciuta solo dell'1,7% a fronte di un'inflazione che l'anno scorso si era fermata all'1,9%.